questo servizio, parliamo del CONI e parliamo di un'attività speciale che il CONI sta portando avanti insieme alla Regione Abruzzo, all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Università D'Annunzio di Chieti Pescara e anche all'Università di L'Aquila. Un protocollo d'intesa che era stato firmato in estate alla presenza del presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, che adesso ha avuto un seguito. Scuola in movimento, si sono dati appuntamento i protagonisti di questo progetto di cui parleremo, si sono dati appuntamento a Montesilvano per spiegare bene di che cosa si tratta. Numeri importanti che snoccioliamo: 1070 classi di tutto l'Abruzzo, 23.000 ragazzi, 123 scuole di prima e seconda elementare, 2 ore di attività a settimana sino alla fine dell'anno scolastico. Ascoltiamo. Questa mattina abbiamo presentato la formazione dei docenti che andranno a fare attività nell'ambito del progetto Scuole in Movimento presso quasi tutte le scuole primarie della Regione Abruzzo. È un progetto molto ambizioso, finanziato dalla Regione Abruzzo, l'assessorato alla sanità, nell'ambito del piano di prevenzione 2015-2018. Vedrà coinvolti più di 22.000 bambini di tutte le scuole abruzzesi, che saranno coordinati da 137 insegnanti di educazione fisica, selezionato sulla base dei titoli, sulla base di un avviso pubblico che il CONI, il MIUR, le università e la regione ha prodotto per far sì che costoro potessero fare domande per partecipare al progetto. Speriamo di poter con questo progetto incrementare in modo considerevole le abilità motorie dei ragazzi, ma soprattutto anche sconfiggere quel problema che purtroppo in Abruzzo è abbastanza sentito, dell'obesità infantile. Infatti, oltre all'attività motoria, ci saranno degli incontri con medici specialisti che sensibilizzeranno le famiglie, gli insegnanti e anche gli alunni su sane abitudini alimentari e sani stili di vita. Il progetto terminerà con la fine dell'anno scolastico, prevede 2 ore di attività motoria a settimana, ripeto, per tutte le classi prima e seconda della scuola primaria abruzzese, e si spera che anche negli anni a venire, nell'anno scolastico prossimo, si possa ripetere per poter così dare un servizio e un'opportunità a tanti bambini di approcciarsi all'attività motoria, così come avviene in quasi tutti i paesi europei. Vabbè, allora in questi 2 giorni sono stati convocati tutti i docenti che interverranno a partire già da lunedì nelle scuole elementari dell'Abruzzo. Questa è un'iniziativa che sicuramente non ha precedenti nella regione Abruzzo, in quanto erano già state fatte in passato delle iniziative, sono ancora attive delle iniziative per il secondo ciclo della scuola elementare, della scuola primaria. Però adesso c'è la possibilità concreta di lavorare già a partire dal primo ciclo, quindi saranno coinvolte praticamente quasi tutte le classi prime e seconde della scuola primaria dell'Abruzzo. E l'adesione è stata un'adesione delle scuole al di là di ogni aspettativa, nel senso che hanno partecipato quasi tutte le scuole della regione, solo pochissime non hanno dato la disponibilità, e questo direi è veramente un grande successo. E finalmente, quindi, a partire già dalla prossima settimana, i docenti potranno intervenire, affiancare le maestre e lavorare concretamente con mettendo a disposizione la loro professionalità, facendo educazione motoria nella scuola elementare. E questo per tutto l'anno, quindi da novembre fino alla fine dell'anno scolastico.
e accanto a questo ci saranno, oltre agli interventi sulle attività motorie, anche degli interventi sull'educazione alimentare che andranno ad interessare non solo gli alunni ma anche i loro genitori, al fine di abituarli a sani stili di vita e avere degli effetti benefici non solo nell'immediato ma anche nel loro futuro. Non è un progetto di valenza secondaria, perché l'incremento delle attività motorie nelle scuole vale anche come prevenzione dell'obesità. Attenzione, l'Abruzzo in questo senso è un po' maglia nera in Italia, non è un bel primato, bisogna assolutamente agire per migliorare la situazione. I finanziamenti per portare avanti questo discorso sono regionali. Quindi la presenza della Regione Abruzzo anche in queste manifestazioni è stata determinante. Hey Jude, don't make it bad. Il governo regionale è davvero molto soddisfatto di questa iniziativa che è stata messa in campo e che finalmente vede il suo start, la sua partenza, grazie al corso di formazione avviato per i 137 insegnanti selezionati. È un progetto, quello dell'attività motoria e dell'educazione alimentare presso le classi prime e seconde elementari di tutta la Regione Abruzzo, fortemente voluto dalla Regione Abruzzo, dal governo regionale e dall'assessorato alla sanità. L'obiettivo è quello di investire sulla prevenzione, di investire sull'attività motoria, di investire sull'educazione alimentare, dunque sugli stili di vita, in modo da contribuire alla lotta contro l'obesità e certamente per contribuire anche a una migliore qualità della vita. L'insegnamento da questo punto di vista e la formazione parte dai ragazzi, parte dai giovani, e vedere la selezione di tanti docenti che appunto realizzeranno questa attività formativa nel corso di questo anno scolastico così giovani rende davvero molto, diciamo, soddisfatto il governo regionale, e credo che sia un impegno quello dell'assessorato alla sanità e allo sport, perché in questa regione, diciamo, hanno deleghe sostanzialmente comuni, ecco, rende apprezzabile tutto il lavoro svolto. E adesso mi sento soltanto di dire tanti in bocca al lupo ai tanti docenti che daranno un contributo alla sanità e allo sport in questa regione. E per concludere diamo voce anche all'università, ma diamo voce anche al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. Siamo in un momento di grande crescita per l'educazione motoria e lo sport, un momento storico, importante e fondamentale, perché vede la combinazione di enti che finora hanno agito, diciamo, sì, sempre e comunque per il bene della collettività, ma in modo separato. Oggi c'è una grande sinergia, la sinergia con la Regione, con il CONI e con l'Università, quindi la ricerca, lo studio della salute e lo sport. E finalmente si coniugano queste tre funzioni fondamentali per dare vita a un progetto importantissimo che spero, mi auguro e auspico con molta probabilità che sia un grande successo. Successo che sarà dovuto anche alla professionalità espressa dai docenti che abbiamo reclutato, che sono un gran numero in proporzione al fatto che l'adesione al progetto delle scuole è stato elevatissimo. Noi come università ci poniamo in forma scientifica e, diciamo, professionale da un punto di vista di ricerca e di report di quello che sarà poi l'andamento del progetto stesso, e avendo già esperienza in questo ambito riteniamo che sia fondamentale monitorare e valutare il risultato del progetto per poi esprimere dei pareri che possono confortare e possono sostenere la possibilità di andare avanti e produrre ulteriori risorse economiche e anche di personale per i progetti avvenire.
ripeto, un momento storico importante, mi fa piacere esserne partecipe perché da tanti anni militiamo e speriamo che queste nostre professionalità portino a qualcosa, per cui oggi mi sento particolarmente realizzata e felice di partecipare, di essere parte attiva di questa manifestazione, di questo progetto regionale. La regione e in particolare l'assessore, e ringrazio il presidente del CONI che finalmente un interlocutore valido, perché finora purtroppo il CONI, lo dico con rammarico ma me ne compiaccio che oggi sia cambiato, non ha avuto una grande funzione di relazione con la formazione che è quella universitaria e che forse è quella che è più accreditata a appunto a creare la professionalità esprimibili poi sul campo del lavoro. I knew she was gonna meet her connection. Dovremmo dire che oggi penso che sia una giornata storica nell'ambito dell'attività motoria della nostra regione. Siamo riusciti grazie al contributo della Regione Abruzzo, Assessorato al Bilancio, Salute e Sanità, al CONI regionale, alle due università abruzzesi di Chieti e di Pescara, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, a poter iniziare questo grande progetto che interesserà le prime e seconde classi delle scuole elementari della Regione Abruzzo. Un progetto che non riguarda soltanto l'attività motoria ma anche l'attività alimentare. Io come ufficio scolastico regionale ringrazio gli enti partner insieme all'ufficio scolastico regionale d'Abruzzo diretto dal suo direttore Ernesto Pellecchia. L'augurio è che tutto possa andare nel miglior dei modi, di poter offrire la massima offerta formativa a questi alunni e alle nostre scuole d'Abruzzo.